posizione riguardo alla proroga? Ma io, per quello che ho potuto leggere dalle carte, sarei per una proroga a condizione. Per quelle condizioni sarebbero tre. Una condizione è quella che sicuramente può nascere un volo logistico e non un volo commerciale, quindi soltanto logistico. Seconda condizione è che la ditta presenti una filiazione bancaria al comune nel caso in cui non riesca a completare l'opera, pertanto il comune abbia la possibilità di esporre la filiazione e quindi ripristinare i luoghi. Terza condizione sarebbe quella che, visto che diciamo, la società che realizza il polo logistico realizza un bel investimento, quindi un utile non indifferente, che possa realizzare un'opera compensativa sul territorio del Belpasso con ragguardevole sia dal punto di vista di intervento economico che di opera pubblica che la cittadinanza belpassese può recuperare. Che molti hanno contestato la compatibilità proprio con il progetto con il territorio, Allora, il fatto che sia io ritengo limitrofo al fiume, al Simeto. Simeto, questo è un problema di un aspetto tecnico, per cui io non posso rientrare in queste ordini di idee, perché secondo me sono i tecnici che devono dire se un'opera è fattibile tecnicamente o meno. Quindi appunto da questo punto di vista praticamente non sono in grado di dire la mia. Se però il progetto è fattibile, che il comune almeno possa avere un beneficio con la collettività e non venga risolto al solito come qualcosa di investimento privato e basta.